Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Traslochi? Cambi casa? Quante volte ne hai già scritto? Ho pensato. Sono molte le volte in cui confondi le cose, capita sempre più spesso ormai. Ma non sei vecchio, ti guardi allo specchio e pensi di avere ancora la metà degli anni da vivere, la metà rispetto a quanti se ne aggiudichi un uomo medio. Non pensi di essere speciale, solo medio. Uno di quelli che fra gli 80 e i 90 fa scattare l'interruttore su spento e saluta il mondo con un sorriso. Non è male, ce ne sono tanti di quelli, più di quanti ci si aspetterebbe. Ma non ha senso aspettare loro come non ha senso aspettare la morte. È solo una consapevolezza che abbiamo nel momento in cui dobbiamo affrontare un trasloco. È la sensazione di cambiare casa che non ci piace, che sentiamo così poco necessaria nel momento in cui vediamo i mobili ammassati nel salone, smontati e accalcati uno sull'altro come se facessero un'orgia. Forse di notte, mentre dormiamo. Ma di giorno sono lì, immobili, magari si spostassero da soli. Si fanno attendere, come gli operai che dovevano arrivare alle 7 del mattino. Alle 9 neanche l'ombra. La sensazione è che siano andati a puttane insieme al tuo umore, lasciando dietro solo la malinconica scia del denaro sprecato. Non è colpa delle puttane, loro sono brave ragazze. Sono stilavativi che dovrebbero darsi una mossa. Ma poi, che cosa ti cambia? Nel frattempo ti puoi radere, fai colazione con calma e ti lavi i denti. In fin dei conti, non c'è fretta. Poi arrivano. Chi ha tempo non aspetti tempo! E in un 4x4 ti svuotano la casa. Tu non hai più un tetto finché non li risistemano a qualche chilometro di distanza. Sì, il tetto c'è, ma chi ci vive in una casa vuota? Avranno ricordato di caricare sui camion la lavatrice? Spero di sì. Questo di sicuro non l'hai mai scritto. La paura di dimenticare indietro una lavatrice. Che soggetto. Comunque la strada è breve. Si tratta solo di qualche chilometro d'attesa seduto sul sedile del passeggero mentre l'operaio che guida il camion ti racconta quanti figli ha e di quanto ne sei orgoglioso, specialmente della piccola che da poco ha imparato a leggere. Un piccolo genio, diventerà un'astrofisica, poi si distrae e quasi fa un incidente puntando dritto sul guardrail. Ma all'ultimo momento, è sterza di nuovo in carreggiata, nei limiti della terza corsia. Perché tanta fretta ora? Ti domandi. La colazione ritorna su dallo stomaco e gli chiedi quanto manca, ma in realtà non lo vuoi sapere. Quando arrivata a destinazione, sembra di aver assistito a un parto, dal lato sbagliato del letto. Ce n'è uno giusto? Il sorriso mentre tocchi terra è come nascere. Il sole irradia la giornata come se il domani non importasse, ed è proprio così in effetti. Nulla può rovinare questa giornata, neanche la pioggia. Ma è meglio non dirlo ad alta voce. Il trasloco continua, aiuti gli operai a portare dentro i mobili più per timore che per altruismo. Non ti fidi di quelli che maneggiano le cose altrui, non ne hanno mai cura come la persona che le ha comprate. C'è un sottile filo tra il proprietario di un oggetto e l'oggetto stesso, quello che le persone in affitto non rispettano, sia che si tratti di affittare un'automobile o una casa. Non essendo loro, la tratteranno come una pezza da piedi. Ormai hai abbandonato l'idea di trovare ancora gente civile là fuori, o forse sei solo diventato più cinico. Sta di fatto che questo ti costa sudore e concentrazione, mentre sostieni il culo di un divano fino ad arrivare al terzo piano del nuovo palazzo, la nuova casa.
dove nascere di nuovo. Un posto desolato finora, ma che con te diventerà magico, anche se gli metti dentro gli stessi mobili di prima. Avranno un'aria nuova, deve essere così, anche perché non te ne puoi permettere altre. Ci sono pro e contro in ogni cosa, in ogni casa. Questa ne ha molti, sia dell'uno che dell'altro. Perciò è un casino, ma te ne sei innamorato e ne stai parlando già come fosse una donna. Questo deve pur valere qualcosa. Domani te ne accorgerai. Oggi è ancora presto. Non è ancora giunto il momento di capire il perché ci stai sognando tanto sopra la notte. Hai solo una vaga idea di come può diventare? Cosa ci puoi fare? Come sarà la tua vita lì dentro? Hai cambiato casa, ma c'è ancora tanto lavoro da fare dentro di te. La testa te la sei portata dietro. Comincia ad usarla. Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more.